ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo nuovamente, quindi già ne ho parlato in un altro video, dei prodotti di Skin First. Sì, magari lo metto dal lato della scritta. Qualche video fa, se ve lo siete persi, ve lo lascio linkato qua su, ho parlato della linea Skin First, che è una linea che ha creato una ragazza, una dottoressa poco più grande di me, con packaging super semplici che punta molto sugli ingredienti e la qualità del prodotto. Nel video di oggi, a distanza di 3 mesi, posso dirvi effettivamente cosa mi è piaciuto e cosa non di questa linea di prodotti. Per cui, io ho provato i prodotti per la pelle mista grassa, quindi detergente dedicato, perfezionatore cutaneo con acido salicilico, dito e booster con retinolo e niacinamide, finire la crema purificante e la maschera all'argilla. Innanzitutto devo dirvi che a distanza di 3 mesi ho praticamente ancora i barattoli pieni, perché utilizzo veramente poco prodotto alla volta. Questa per esempio è la crema ed è l'unica che forse è arrivata a metà. Per esempio ancora di detergente viso, non dico che ne ho più di mezzo, ma poco meno di metà ancora ci sta. Perfezionatore cutaneo vi durerà una vita e mezza praticamente, perché ne serve qualche goccina. Stessa cosa per i sieri e ovviamente anche per la maschera e l'argilla. In 3 mesi ancora ce n'è un'infinità. Essendo con un packaging molto essenziale ma che punta molto sulla formula, questo qui è un punto a loro favore. Ma stringiamo un po', cos'è che mi è piaciuto e cosa no. Direi di iniziare dalla crema viso. La crema viso l'ho usata praticamente ogni giorno, quindi da 3 mesi a questa parte. Mi è piaciuta, sì, però a lungo andare l'ho trovata un po' troppo, non voglio dire troppo purificante, però secondo me è da associare ad una crema più idratante. Magari vi consiglio di usare questa qui per esempio la mattina, è una crema leggermente più idratante la sera, perché se no rischia di non seccarvi un po' la pelle, però non ve l'è data granché. Maschera all'argilla l'ho trovata fantastica. Sinceramente credo sia abbastanza simile ad una maschera che ho di Joé, che forse è un attimino più economica. Però anche lì, tra le due non ho notato grandi differenze, ma mi piacciono entrambe. Detergente viso delicato, mi piace abbastanza, non lascia la pelle che tira. L'unica cosa, se magari vi struccate, ma vi rimane un residuo di matita qui, e passate il detergente viso delicato, non riesce a mandarlo via. A differenza di alcuni detergenti che magari avevo, che erano anche un attimino, tra virgolette, struccanti, vi consiglio di struccare prima benissimo la pelle senza nessun micro residuo di make-up e poi passare a lui. Mi è piaciuto anche lui parecchio. Per quanto riguarda perfezionatore cutaneo e i booster, credo effettivamente siano quelli che abbiano fatto un po' la differenza. Adesso, io ho fatto delle clip con la videocamera, ma credo che nell'ultimo periodo io le abbia perse perché ho avuto un problemino un po' con i file. Comunque, se ritrovo queste clip ve le metto qui, altrimenti questa parte del video non esisterà. Appunto, anche nel video precedente la mia pelle presentava un po' alcuni rossori, non moltissimi, però alcuni sì, mentre questa è la mia pelle adesso. Cioè, per esempio, oggi è il primo giorno che mi sento a mio agio con la mia pelle, perché non vedo grandi imperfezioni, cioè perlomeno. Per me queste non sono grandi imperfezioni, quindi la sto adorando. E sono certa che parte del merito sia appunto causata dall'utilizzo di retinolo, niacinamide e booster con acido salicilico. Quindi se dovessi scegliere i prodotti che in futuro ricomprerei, probabilmente sono proprio i booster. Anche se sono quelli più cari sul sito, se non erro, costano 25 euro. Secondo me sono quelli che ne valgono più la pena perché vi cambiano la pelle. Stessa cosa il perfezionatore cutaneo, su questo ci farò un attimino un pensierino se riprenderlo o no, ma i booster di sicuro li riacquisterei. Della maschera purificante potrei farne a meno se usassi quella di Joé, ma è davvero valida anche lei. Per quanto riguarda la crema purificante, possibilmente in futuro ne prenderei
un'altra, ma l'abbinerei sicuramente ad una crema anche idratante, perché solo questa, secondo me, non è abbastanza idratante, pur avendo la pelle mista grassa. Infine, il detergente delicato, forse l'unica cosa sulla quale penserei un attimo se riacquistarlo o no, perché effettivamente, secondo me, non è stata fondamentale per il mio percorso. Per cui, Promossissimi Sieri e perfezionatore cutaneo, stesso discorso vale per la maschera se non avete provato altre maschere del genere, in alternativa a quella di Joë. Quindi i prodotti che non mi sento di promuovere al 100% sono il detergente e la crema purificante, per il resto assolutamente approvati. Anzi, fatemi sapere giù nei commenti se notate un po' che la mia pelle è cambiata. Spero tanto che si noti, perché io ci faccio veramente tanto caso. Nulla, vi invito a vedere il video completo se ancora non l'avete visto, a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!